calciomercato dell'Atalanta è pronto a entrare nel vivo nel corso delle ultime settimane. Dopo l'affare Brescianini, attenzione al colpo a sorpresa last minute. Come confermato da Gasperini, Kop Meijers si allontana sempre di più dalla Dea. Il centrocampista olandese, salvo clamorosi colpi di scena clamorosi, vestirà la maglia della Juventus. I bianconeri presenteranno un'offerta da circa 55 milioni di euro più bonus, proposta che potrebbe convincere la Dea a dire sì e a liberare l'attuale numero 7 nerazzurro. Pressing totale di giuntoli e fumata bianca attesa già nei prossimi giorni. Thiago Motta vorrebbe abbracciare l'olandese già per la prima sfida di campionato contro il Com. Scenario complicato, ma non impossibile, soprattutto se la trattativa decollerà definitivamente nelle prossime ore. Detto questo, attenzione alla contromossa dell'Atalanta. La cessione di Kop Meijers obbligherà i nerazzurri alla caccia di un sostituto. L'arrivo di Brescianini, da questo punto di vista, non basterà per soddisfare le richieste offensive di Gasperini. Ecco perché la Dea, come confermato dalle ultime indiscrezioni, piomberà con forte decisione anche su Riley, fantasista in forza al Celtic e pronto a dire sì al possibile trasferimento in Serie A. Contatti avviati e attenzione all'imminente accelerata della dirigenza bergamasca. Gasperini si prepara ad abbracciare il suo nuovo trequartista dopo l'arrivo di Brescianini, altro profilo duttile tatticamente. Calciomercato Atalanta, a fondo su Riley, i dettagli dell'operazione. Accelerata totale per Riley, ma attenzione anche al capitolo cessioni. Non solo Kop Meijers, resta da capire e valutare anche il futuro di Elbil Altura e Bakker. Il primo, come confermato da Gasperini, ha chiesto la cessione e potrebbe lasciare i nerazzurri già nei prossimi giorni. Bakker, invece, potrebbe dire addio al club bergamasco di fronte a un'offerta irrinunciabile e soprattutto dopo che la Dea avrà trovato il suo sostituto sul mercato. Occhio al nome di Gallo del Lecce, anche se, ad oggi, non esistono contatti ufficiali tra i club. Per il ruolo di vice retegue, invece, non arriverà nessun altro attaccante a prescindere dall'infortunio di Scamacca. Retegui rappresenterà l'unico terminale offensivo con le caratteristiche da prima punta. De Ketelaere, e all'occorrenza Lookman, potrebbero ricoprire il ruolo di attaccante centrale.